Si è tenuto ieri sera al chiostro comunale l'incontro tra l'amministrazione di San Giovanni Rotondo e i cittadini che la settimana scorsa hanno indetto una petizione popolare al fine di dare suggerimenti sugli interventi urgenti contro i frequenti allagamenti e risolvere il problema della raccolta delle acque meteoriche. Ci sono i soldi per il primo tronco della Fogna Bianca, 1.800.000 euro, che potremmo stanziare solo dopo aver approvato il bilancio di lunedì. Per questo serve uno sforzo comune di tutto il Consiglio Comunale, ha dichiarato il sindaco Luigi Pompilio. Gli operatori commerciali della zona industriale hanno chiesto un intervento urgente per tamponare gli allagamenti della zona tra Viale della Gioventù e Via Matteo Fiore, soluzione che potrebbe essere rappresentata da un tunnel che andrebbe a sfociare nella zona dell'ex depuratore, per permettere un veloce smaltimento delle acque. Il consigliere comunale Giuseppe Miglionico ha ribadito l'importanza di approvare il bilancio così da cantierizzare subito i lavori per il primo tronco e aprire un mutuo per il finanziamento della restante parte progettuale, in quanto il governo permetterà a quei comuni colpiti dalle alluvioni di sforare il patto di stabilità. Il capogruppo PD Giuseppe Mangiacotti ha dichiarato che voterà favorevolmente il bilancio solo se si avrà un'idea progettuale completa per salvaguardare tutto il territorio. Intanto oggi è prevista una conferenza dei capigruppo allargata ad una delegazione di cittadini e operatori per discutere sulla fattibilità delle opere, ma ogni decisione sarà rimandata dopo l'esito del Consiglio di lunedì.